chiesa, costruita agli inizi del XV secolo in prossimità di una delle torri circolari di Tangioina delle mura di Cinta, si caratterizza per la sua bella facciata saliente, ove risalta il portale a sesto acuto, in blocchi di tufo, decorato da una lunetta polilobata di cultura durazzesca e il rosone con ruota centrale. A sinistra della facciata campeggia il monumentale campanile a tre ordini, ove si aprono aperture arcuate. L'interno, ad unica navata con abside di fondo poligonale semicupolata, conserva pregevoli opere d'arte, tra le quali la pala della Madonna del Cardellino, realizzata da artista ignoto agli inizi del XV secolo. La Vergine di Francolise siede a figura intera, con il capo leggermente reclinato, su un trono frontale con il bambino sulla gamba destra nell'atto di stringere tra le sue piccole mani un cardellino. Altrettanto interessanti sono le decorazioni in stucco e due magnifiche porte settecentesche decorate con cornici dorate e laccature.